Mario Chiriacò, presidente dell'Ordine dei Medici di Rieti, anche omeopata da 40 anni, per 22 anni medico ospedaliero, incarna un esempio di sinergia, no? Un riconoscimento di autorevolezza all'omeopatia e all'allopatia che possono convivere in maniera integrata, ma soprattutto facendo molti passi avanti insieme. Lascio a lei. Ma io sono perfettamente d'accordo con quello che lei sta dicendo. Io difatti non capisco la polemica che si regge da due secoli tra queste due branche della medicina, cioè la medicina è una e una sola, che si può articolare in vari settori, dall'agopuntura, la fitoterapia, l'omeopatia, l'allopatia, la chirurgia, senza nulla togliere al... cioè c'è un... meno male che esiste la medicina ufficiale, io sostengo, cioè... ho un infarto, ben venga che mi mettono lo stent nelle coronarie e così via, però io ritengo che debba essere questo concetto di integrazione portata a un certo livello, ovviamente, cioè il medico deve essere un medico preparato, deve essere, e quello che ha fatto la Fronceo in questi anni è stato utile, cioè riconosciuta l'omeopatia come, anzi, le cinque medicine non convenzionali riconosciute come atto medico e quindi di competenza esclusiva del medico fondamentalmente, va bene? O del farmacista o dell'odontoiatra, ovviamente. Il che significa anche avere dei colleghi preparati, dei bravi medici, ma anche dei bravi omeopati fondamentalmente. Io ho creato 17 anni fa una scuola, il COI, cioè Centro Omeopatico Italiano Ippocrate, che parte proprio a Roma, che parte proprio da questi concetti, cioè una omeopatia come clinica, come medicina, niente filosofie, niente misticismi, niente di tutto ciò. Per carità, partiamo dal concetto animaniano, similia similibus curentur, però rivisitato in un'ottica moderna, per cui quando serve si fa la TAC, quando serve si fa la risonanza magnetica e quando serve le due medicine si integrano in maniera reale, concreta, eccetera. Quindi io sono anche ormai presidente presidente dell'Ordine di Rieti da 20 anni, sono coordinatore della commissione per la Fronceo delle medicine non convenzionali, anche questo da 9-10 anni, e sono portatore di questo messaggio a tutti i livelli, cioè una medicina integrata, una medicina senza esasperazioni, senza bagarre, cioè voglio dire, e anche perché io ritengo che per parlare, cioè mentre se uno parla con un omeopata è sempre un laureato in medicina, quindi conosce la medicina, in più conosce anche l'omeopatia. Spesso e volentieri chi denigra l'omeopatia conosce molto bene, senza dubbio, la medicina ufficiale, ma non conosce verosimilmente l'omeopatia. Cioè, per parlare di certe cose bisogna essere preparati, esperti, e poi si può anche criticare, si può anche discutere. Cioè, io sono a favore di un'omeopatia clinica, di un'omeopatia medica perfettamente integrata con la medicina ufficiale, ognuno per i suoi ambiti di competenza e senza entrare in rotta di collisione con nessuno fondamentalmente. Io questo insegno nella mia scuola e ne sono fiero di questo, va bene? Perché come avviene in parecchie parti del mondo, come è stato sostenuto a vari livelli, cioè, no, a livello unico dall'Europa, come è stato codificato dalla Conferenza Stato-Regioni in Italia nel 2013, quindi sono tutte realtà, cioè le battaglie di retroguardia, secondo me sono un concetto superato, voglio dire, va bene? Questo io dico. Poi è chiaro che 22 anni d'ospedale hanno avuto anche il loro peso, la formazione in ambito allopatico, quindi va conosciuto tutto l'insieme. Quindi per me, per essere un buon omeopata, deve essere anche un buon medico, preparato, conoscere l'allopatia, conoscere le realtà attuali, conoscere tutto quello che fortunatamente l'allopatia sta portando alla salute dell'individuo, aiutata anche dall'omeopatia. Tutto qua.